di essere qui. Io introduco questo incontro e salto agli impari la parte storico-artistica, cioè un inquadramento storico-artistico del forte, perché io penso che sia ben noto il valore del forte, e preferisco invece entrare subito nel vivo del problema. Allora, un breve riassunto dello stato dell'arte. Lunedì doveva essere discussa in Consiglio Comunale la proposta di delibera riguardante, cito, il trasferimento in proprietà al Comune di Venezia dei complessi immobiliari dello Stato denominati Isola della Certosa e Forte di Sant'Andrea. Vedi che il Comune, cito ancora, sostiene strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per i quali lo stesso Comune ritiene possibile un loro recupero nel tessuto urbano. E fin qui tutto va bene. Però come avviene la cessione da parte dello Stato? Secondo il decreto legge 85 del 2010, che disciplina le modalità di attribuzione agli enti territoriali di beni di proprietà dello Stato, i beni immobili di interesse culturale possono essere trasferiti in proprietà a enti territoriali che ne facciano richiesta nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e di conseguenti programmi e piani strategici. L'accordo di valorizzazione per il passaggio comune dell'isola della Certosa e del Forte di Sant'Andrea esiste ed è stato sottoscritto dal MIBAC, rappresentato dall'architetto Codello, che è tornato a Venezia come segretario regionale, dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Venezia, rappresentato dal vice sindaco Coller. Con l'accordo, cito, il Comune si impegna a realizzare integralmente i programmi di valorizzazione. I programmi per la Certosa e per Sant'Andrea, che sono definiti parte integrante dell'accordo stesso, hanno anche integrazioni al 2015. Quindi la bozza di delibera non riguarda solo il trasferimento in proprietà al Comune di Venezia di Certosa e Sant'Andrea. Approvando la delibera, il Consiglio Comunale approva l'accordo di valorizzazione e tutti i programmi di valorizzazione. Italia Nostra e molte delle associazioni che sono qui hanno richiesto di rinviare la discussione e lunedì la delibera non è stata discussa per mancanza di numero legale. Ma vediamo velocemente i punti inaccettabili, a nostro avviso, del programma di valorizzazione e con le integrazioni di Sant'Andrea. Per trovare la copertura finanziaria del progetto, il Comune prevede il ricorso alla finanza di progetto, concessione di valorizzazione o affidamento per la realizzazione e gestione, individuando il partner privato con una procedura di evidenza pubblica. Gara pubblica dunque, come ovvio che sia. Ma al punto 6, punto 4, punto 4 del programma si dice, cito, il progetto è strettamente legato al progetto di valorizzazione della Certosa, quali compendi complementari e strettamente interconnessi tra loro. Senza il complesso della Certosa, infatti, quello dell'isola di Sant'Andrea pare di difficile realizzazione. E ancora, il presente PEF, cioè Piano Economico Finanziario, prevede che le attività di organizzazione dell'isola di Sant'Andrea siano gestite attraverso le strutture della vicina isola della Certosa. Legare in maniera definitiva le due isole rischia tuttavia di precostituire l'esito di una futura procedura di evidenza pubblica, minando i principi del Trattato CE, che impongono all'amministrazione di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive. Nell'eventualità che venisse approvata la bozza di delibera, si aprirebbe la strada a un ricorso al TAR. Secondo punto controverso a nostro avviso. Nel programma
si dice che queste partizioni con il soggetto privato sono, cito, a beneficio della collettività. Vediamo quali sono questi benefici per la collettività. Le integrazioni del 2015 prevedono un cronoprogramma degli interventi divisi da un discrimen molto pesante. Gli interventi a breve e medio termine, 3-5 anni, per un costo stimato di 1 milione di euro, sono a carico del soggetto privato che si aggiudicherà la gara. E prevedono progettazione dell'intervento di messa in sicurezza, analisi del rischio a fine della bonifica tecnica, caratterizzazione dell'eventuale bonifica del suolo, conferimenti a discarica, messa in sicurezza di percorsi ed edifici, anche tramite demolizioni selettive, realizzazione di percorsi, illuminazione cartellonistica, sfalci e riqualificazione dell'area verde. Tutto qui. Non si prevede nemmeno il progetto per il recupero dell'isola, per il restauro del forte, né tantomeno il restauro del forte stesso, ma neppure un ormeggio per la cittadinanza. Tutti gli altri interventi, che sono a medio, lungo termine, da 5 anni a presumo 25, sono dichiarati interventi di facoltà del partner per la sostenibilità socio-economica del progetto, cioè a esplicita discrezione del partner e a favore del partner. E, cito ancora, verranno realizzati solo e in quanto verrà valutato economicamente conveniente e saranno reperite le necessarie risorse. Tra gli interventi di facoltà del partner per la sostenibilità socio-economica del progetto non sono solo previsti degli interventi nell'area demaniale che è l'oggetto della delibera e della quale è richiesta del comune, ma interessano anche un'area alle spalle del forte, oltre la canaletta che divide il forte dal retroterra, e tra il forte e l'idroscalo, che al mare che è ancora in gestione al Ministero della Difesa. Allora, questi interventi, essendo al di fuori dell'area che verrà concessa al comune e che ancora sono in gestione al Ministero della Difesa, non sono contemplati nel programma di valorizzazione del 2015, ma sono ben dettagliati invece nel programma più vecchio, che sappiamo far parte integrante dell'accordo di valorizzazione che la delibera in discussione con il Consiglio Comunale proverebbe, cioè la delibera si porta dietro tutto. E che cosa contemplano questi altri interventi? Due alberghi, chiamati eufemisticamente foresterie, una residenza, un centro benessere e una piscina a filo d'acqua proprio alle spalle del linee del bastione nord, fronte laguna. Non è finito, non è tutto. Nella bozza di delibera si prevede, cito ancora, di dare mandato ai competenti uffici comunali di rendere compatibile, ove necessario, la strumentazione urbanistica vigente e i programmi di valorizzazione allegati alla presente delibera. Secondo i vigenti piani urbanistici, la struttura ricettiva, piscina, spa, eccetera, non potrebbero certo essere realizzati. E dunque gli strumenti urbanistici si piegano dinanzi ai programmi di valorizzazione. E ciò incarna perfettamente quella deregulation urbanistica invocata da un soprintendente qualche anno fa per Venezia. Come per il Fontego, ma peggio del Fontego, voi sapete che per il Fontego Italia Nostra si è spesa moltissimo, perdendo sempre. Almeno lì il comune, previo stravolgimento dell'edificio che è importantissimo per la storia istituzionale di Venezia, ottiene 6 milioni. Qui invece si concede molto al privato per, cito ancora, minime operazioni di messa in sicurezza e minime attività per rendere fruibile e forte e l'area anche per un iniziale parziale sfruttamento economico. Cito ancora, il criterio organizzativo proposto
vede coinvolto il gestore privato a cui fidare la conservazione e valorizzazione socio-economica del bastione monumentale a fronte dello sfruttamento economico di un considerevole compendio di nuova edificazione nell'area di pertinenza del forte verso nord. Cioè, per minime operazioni e minime attività garantite, gli si concede in futuro di costruire un considerevole compendio di nuova edificazione. E tutto il resto a discrezione del privato. Se poi facciamo bene i conti, le minime operazioni e le minime attività previste nel primo gradino per un investimento obbligatorio di 1 milione diviso in 25 anni di concessione fanno 40.000 euro annui, cioè 3.333 euro al mese. È mai possibile, ci siamo chiesti, che se l'amministrazione cittadina voglia privare la città di un tale bene, perché non è renderlo pubblico un tale programma, per una cifra così ridicola e a fronte di gravi impattanti, umilianti nuove edificazioni. Né tra parentesi si può invocare il beneficio della creazione di nuovi posti di lavoro. Nella fase obbligatoria, quella da 3-5 anni, il corrispondente personale dedicato sarà, cito, di una unità a regime. Dunque, questi sono i principali evidentissimi motivi per cui il Comune, a nostro avviso, deve intervenire e riprogettare i piani di valorizzazione. Ma per l'Italia nostra il motivo principale, cioè il peccato primigenio da cui discende tutto e alla base di tali programmi, anche se fossero riformulati in modo conveniente per l'amministrazione, sta nella visione ristretta di un ennesimo programma di valorizzazione sostenibile soltanto con attività turistico-ricettive, di cui sappiamo bene che Venezia sta morendo. Noi riteniamo che un serio programma di valorizzazione culturale e non economica di Sant'Andrea possa invece accedere a finanziamenti europei, e non per costruire nuovi alberghi, ma per sostituire un polo culturale, magari gestito dalla Fondazione dei Musei Civici. Ed è pensabile non un generico museo della laguna, bensì un museo delle fortificazioni veneziane, dello Stato d'Amare, che si è presto a diventare sito dell'UNESCO, come voi ben sapete, con un progetto che coinvolga altri stati adriatici, dove sono attestate fortificazioni veneziane, si può pensare di rientrare nell'obiettivo di cooperazione territoriale europea e quindi ai fondi Interreg, che sono attivi. E per questo però è necessario un progetto unitario, uno sguardo lungo che abbracci e coinvolga tutte le fortificazioni veneziane, dalla laguna all'immediato entroterra. Si tratta di una grandissima eredità e un patrimonio culturale enorme che non può essere gestito in modo parcializzato, senza una visione d'insieme, come un problema, un fastidio di cui sbarazzarci con un sollievo il più presto possibile, affidandolo a un privato come con uno cambiale in bianco. Thank you.